In una palaravizza malinconico di fronte a pochi intimi, in un clima gelido, si è giocata una partita senza storia che induce a porsi delle domande sulla regolarità di un campionato giocato in queste condizioni. Paffoni che si è presentata a Pavia in totale emergenza. È vero che hanno debuttato Turel e Segala, ma non aveva a disposizione coach Fioretti. Gli infortunati di lungo corso, Piazza, Balanzoni, Neri e Birindelli, quest'ultimo fermato dal Covid, come peraltro lo stesso Piazza e lo stesso Balanzoni. Pavia, per lo stesso motivo, ha dovuto invece rinunciare a Sgobba, presentando l'ultimo arrivato, il serbo Rajacic, preso da Salerno. Una partita che, come dicevamo, non ha avuto storia. Dopo 2 minuti, 10-0 per i padroni di casa, addirittura 16-0 e poi 20-3 con il primo canestro rosso-verde firmato da Busciati. È un tiro al bersaglio il primo quarto, con l'Ariso Scotti avanti 30-8 e con le evidentissime difficoltà fisiche dei rossoverdi, che di fatto non si allenano dallo scorso 18 di dicembre. All'intervallo 51-24 per la squadra di coach di Ed Bella. Nel secondo tempo Pavia continua a giocare come se nulla fosse, come se la Paffoni fosse quella vera e non l'Under 19, con in campo infatti i giovani Segala, Ramenghi, Jokic, Spadone e Vuici, spalleggiati da Marchioli. Il massacro continua fino al 104-52, davvero una brutta pagina di pallacanestro. Fossimo nella Lega, dopo quello che c'è stato anche sabato nel match di Legnano, tra Legnano ed Alba, qualche domanda sulla regolarità di questo campionato inizieremo a farcela.